La Battipagliese continua la preparazione nello stadio cittadino in vista dell'inizio del campionato. Mister Tudisco, alle prese con numerosi nuovi innesti, sta svolgendo sedute di allenamento mirate per conoscere i nuovi ed integrarli negli schemi di gioco. Anche i test amichevoli sono un'occasione che l'allenatore sfrutta al meglio, indipendentemente dai risultati, per verificare la comprensione di quanto programmato in fase di preparazione. Domani mattina alle 10 allo stadio Pastena le Zebrette sfideranno in amichevole l'equipe Salerno Soccer. Emilio Criscuolo ritorna alla Battipagliese. Sì, sono felice di essere ritornato qui perché ho vissuto un'annata entusiasmante e niente, sono veramente entusiasta di ricominciare qui questa nuova avventura. Allora Emilio, un appello alla tifoseria di Battipaglia in modo che possa ritornare qui allo stadio Pastena. Innanzitutto io li saluto e poi gli dico che di poter riprovare quelle emozioni che mi hanno fatto provare l'anno scorso. Ci sono stati momenti bellissimi, vedi la vittoria fuori casa con le Bolitane, e quindi io quei momenti non li posso proprio dimenticare e spero si possano riproporre. Li invito allo stadio a sostenerci perché ne abbiamo tanto bisogno. Il mio obiettivo personale è dare tutto me stesso fino all'ultima goccia di sangue e di sudore per questa maglia, come spero abbiano capito che ho fatto l'anno scorso. Allora Andrea, secondo anno alla Battipagliese, confronto allo scorso anno, cosa può cambiare per te? Dal punto di vista personale spero di giocare qualche minuto in più. Anche se l'anno scorso ho giocato le mie partite, dando sempre il massimo, e spero che quest'anno riuscirò a fare meglio dell'anno scorso. Cosa rappresenta per te la casacca bianconera? Da cittadino battipagliese, è una casacca molto pesante, però allo stesso tempo ti regala tante emozioni e tante gioie che indescrivibili. Vuoi dire qualcosa ai tifosi della Battipagliese? Sì, io chiedo soprattutto di starci vicino durante l'annata, come hanno fatto sempre, anche l'anno scorso, sia in casa che in trasferta. E posso dire che noi, dal punto di vista personale, calcistico, ce la metteremo tutta e suderemo fino all'ultimo secondo in ogni partita. E loro, come l'anno scorso, anche quest'anno voglio che siano il punto di forza di questa Battipagliese, il 12° uomo in campo.